presented by Geoconomicon.net. Verso la sua famiglia e soprattutto del padre e anche della madre fondamentalmente. È un racconto di un naufragio nel tempo e nient'altro. Mi piace scrivere, quindi quando mi dite cosa volevi dire, dico ho iniziato a scrivere, avevo un'idea, l'ho portata avanti e poi i personaggi nascono da soli, crescono da soli, poi mi portano anche da un'altra parte e l'ho concluso così. Avrei potuto concluderlo diversamente perché c'erano due o tre soluzioni diverse, ma ho scelto questa. Leggetelo, spero vi piacerà. Complimenti. E vorrei aggiungere una cosa che va detta, insomma, ho detto che il Trofeo Rille riceve più di 200 racconti ogni anno e questo è avvenuto anche quest'anno, ne abbiamo ricevuti 233 che sono stati letti da una ventina di persone, alcune delle quali sono qui presenti, vedo Serena, vedo Francesco Ruffino, Edoardo Cicchinelli e altri fortunati avventurieri della lettura. Tra i 233 noi ne abbiamo scelti 10 di finalisti e Giacomo, che abbiamo appena premiato, è giunto in finale anche con un altro racconto che si chiama Quando si accese la stella. E, tutti i racconti che giungono in finale ma non vengono pubblicati nell'antologia, noi gli diamo una menzione di merito per sottolineare la loro qualità. Vorrei citare i titoli e i nomi degli autori perché senza degli autori tanto bravi da finire in finale io credo che noi non saremmo proprio qui. E quindi Viale del Tramonto di Luca Barbieri, Il Posto di Euro Carello, Quando si accese la stella di Giacomo Colossi, Lots of Money and Things di Federico Riccato, Malalingua di Rosalba Risaliti, che credo sia anche in sala, eccola lì, un applauso anche a lei direi. E Il Condominio di Michele Widenhorn, per finire. A questo punto veniamo al racconto primo classificato e poi parleremo invece di sfida. Però visto che abbiamo detto che la prima sezione del libro è formata dai racconti del Trofeo Reel, poi c'è una corposa sezione in cui gli scrittori del Trofeo Reel ci danno dei racconti, degli scrittori professionisti, e quindi possiamo fare un gioco di confronto tra autori esordienti e autori professionisti, appunto. Quindi Giulio Leoni, Sergio Valzania, abbiamo ripubblicato un vecchio racconto di Franco Cuomo, e Donato Altomare, Andrea Angiolino, eccetera. Massimo, tu ci hai dato un racconto che si chiama La festa di Santa Rosalia, che però si potrebbe intitolare La notte in cui la mafia scomparve. E visto che è una cosa che molti di noi desiderano, ti chiederei, ce ne parli? Allora, il mio racconto in realtà è un racconto di fantascienza, solo che è un racconto scorretto. Io detesto la contaminazione nella fantascienza. Secondo me la fantascienza è uno dei generi più realistici che sia mai stato scritto, perché una cosa, per essere propriamente di fantascienza, deve essere possibile nel senso che non ci devono essere implicazioni magiche, misteriche, e la soluzione ci deve essere sempre. Tutto quello che accade in un racconto, in un romanzo di fantascienza, deve essere possibile secondo le conoscenze scientifiche del momento in cui l'autore sta scrivendo. Per cui, per fare un esempio, quando Edgar Rice Burroughs, l'autore di Tarzan ma anche l'autore di John Carter di Marte, descrive una vita su Marte e ci mette una vita umana, forme umane, vite di esseri esapodi, foreste, acqua, eccetera, lo può fare perché all'epoca non si sapeva com'era Marte. Marte è secco, desertico, freddissimo, per cui se oggi vuoi mettere ambientare una storia su Marte, devi descrivere quell'ambiente. Le cose di John Carter di Marte restano fantascienza, anche se la scienza ha superato quella cosa. Però tutto deve essere possibile. Quello che accade nel corso della storia che io ho scritto non viene detto perché sarebbe possibile, cioè alla fine non c'è una spiegazione.
E forse la troverò, perché se scriverò il seguito la troverò. Racconto anche la storia brevemente. Sì, per me va bene. Io quando presento i miei libri gialli, la prima cosa che dico è il nome dell'assassino, perché se non lo fa nessuno, tanto vale farlo. E niente, la storia è semplicemente che nella notte di Santa Rosalia a Palermo, improvvisamente, mezzanotte, un minuto, apparendo dal nulla, tutta una serie di uomini, tutti di diverse età, tutti vestiti da carabinieri, da poliziotti, eccetera, cominciano a rapire metodicamente, a farli scomparire nel nulla perché non si sa dove andranno a finire, tutti i mafiosi della Sicilia. Rapisco, ci sono circa una sorta di azione di comando con 15.000 uomini armati che rapiscono 1.500 mafiosi. Noti, perché si sa chi sono i mafiosi, io non lo so, ma a Palermo lo sanno, li conoscono per nome e per cognome. Quindi nel giro di 8 ore succede che questi vengono rapiti e scompaiono nel nulla. Ci sono mezzi blindati, macchine, uomini in divisa che arrivano, rapiscono questa gente e poi non si sa dove spariscono nel nulla. Però sono rapimenti veri, ci scappano anche i morti, perché qualche mafioso reagisce. Il tutto viene fatto non con mandati di cattura, ma semplicemente sulla base della pura e semplice brutale forza fisica. A casa del noto mafioso tal dei tali arrivano 8 Nox armati con passamontagna, lo acchiappano, lo portano via e scompaiono tutti nel nulla. Qualcuno reagisce e spara, per cui alla fine, il giorno dopo, si trovano dei cadaveri. Dei cadaveri non solo di mafiosi, ma dei cadaveri di questi rapitori. E viene fuori che sono tutti quanti lo stesso individuo, perché il DNA è uguale per tutti. Sono molto simili, di età diverse, ci sono 18 anni, 40 anni, 50 anni, ma il DNA è identico, sono 15.000 persone, ma sono tutti cloni. Sono tutti cloni che eliminano la mafia. Tutti cloni che eliminano la mafia. Così. E direi che è uno spunto decisamente originale. E naturalmente, poi viene raccontato, un anno dopo, in occasione dell'anniversario, No, no, tutti no, no, no. stanno lì a cacarsi sotto dalla strizza. Tutti i Massimo, mafiosi, naturalmente. non diciamo come va a finire, No, però. così è finito così, nel senso che nessuno sa che cosa può succedere da quel momento in poi. Ah, naturalmente questo fa sì che la mafia crolla. Cominciano ad arrendersi, diventano tutti pentiti, perché dinanzi al terrore di una morte, di una non di una morte, peggio ancora, la lupara bianca applicata alla mafia. Scompaiono nel nulla, si pentono, si consegnano alla polizia nell'arco dei pochi mesi successivi, perché sono in preda del terrore. La questione è perché l'ho scritto. Però c'entra anche con il racconto. Infatti volevo arrivare al C'entra con racconto. il racconto vincente, perché il racconto vincente. Ah, io detesto la contaminazione, e questo purtroppo che ho appena raccontato è un racconto contaminato, perché è fantascienza, ci stanno i cloni, Allora, ma Massimo, non si se spiega. permetti, chiamerai sul palco l'autore vincitore che ha Assolutamente. scritto il racconto, un racconto che si chiama O Mammone, l'autore è Luigi Musolino. Vedi che ha la barba, lo sapevo, vedi. O Almeno Mammone uno c'ha la barba, è ok. il gatto Mammone. A me questo non era quello che mi era piaciuto di più, manco mi ricordo quello che mi era piaciuto di più, questo l'avevo messo per secondo. Però non è questo. La caratteristica di questo racconto, il collegamento che adesso Massimo troverà sul suo computer magico con cui fa cose incredibili, è che O Mammone è una Sì, no, storia di aspetta. camorra, mentre il suo racconto è una storia di mafia. Questo è il Sì, è un racconto di collegamento. camorra. E Ah, però. no, qui però aspetta un attimo. Ma non è quello che ho avuto io a casa. Ebbene sì, Massimo. No, no, racconto sì, me lo ricordo bene, l'ho letto. C'era una frase finale, quella del poliziotto che quando arriva vomita. È stata eliminata dal racconto. No, Sozzi. eccola qua. Eccolo qua. Censura. Allora, ok, no, 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 censura. Trovato. C'è un pezzo in più. Secondo me era meglio la fine di prima. Allora, vabbè. La frase finale, perché io mi sono andato a leggere il testo che mi è stato mandato, la frase finale per me A monte, a monte. dopo, no, dopo, allora, il gatto Mammone è, leggetevelo, non vi racconto la storia perché io racconto i miei finali, lui potrebbe non essere contento che io racconto. Finiscono tutti ammazzati, questo è il bello della storia. Quando, e c'è un massacro orribile fatto dal gatto Mammone a danno dei camorristi, quando arriva il poliziotto sulla scena,
La polizia fece irruzione nella villa di Russo la sera del giorno seguente. Il commissario Bugatti, una volta entrato in salotto, vomitò i babà trangugiati del pomeriggio. Non ne poteva più di quei regolamenti di conti. Non ne poteva più di tutto. Ecco, questa è la stessa filosofia che c'è alla base del mio racconto. Io non ne posso più dell'idea che in Italia ci siano quattro regioni in mano a circa 20.000 persone armate. Tanti sono i soldati delle quattro importanti mafie italiane. Le Brigate Rosse, in confronto, erano ragazzini che giocavano con gli sputapiselli. Le Brigate Rosse hanno avuto in totale forse 400-500 militanti clandestini a tempo pieno armati. Qui si parla solo in Sicilia di 3.000-4.000 persone armate, in tutta Italia, secondo alcuni. Per cui non lo sopporto più. Fra l'altro, a me non piace la contaminazione, cioè mescolare generi diversi. E questa è una cosa contaminata, perché da un lato è horror, dall'altro è fantasy, fantasy nel senso non sword and sorcery del Signore degli Anelli, perché in inglese fantasy originariamente indicava Peter Pan e fantasy, il quello del francese, il ragazzino sull'elefante, Piccolo Principe, fantasy in inglese. Il termine fantasy è finito col adattarsi a quel genere che, ripeto, si chiamava spada e magia, sword and sorcery, per una serie di motivi storici e commerciali, eccetera, eccetera. Quindi questo in parte è fantasy, perché ci sta il gatto mammone, in parte è noir, in parte è horror, perché ci sta il gatto mammone che fa un macello. E quindi in realtà mi è piaciuto molto proprio per quello, ed è strano che sia piaciuto a me che del resto le contaminazioni, ma io dico sempre che la contaminazione, spesso e volentieri gli autori scrivono cose contaminate perché dicono ma così è più carino, invece non sanno scrivere una cosa straight, cioè una cosa che sia solo horror o solo giallo o solo fantascienza, si arrampicano sugli specchi, si fanno delle seghe su il realismo magico di, per dire, Cent'anni di solitudine, perché dicono si può mettere, si può fare, invece no. Questo invece è un bel esempio di contaminazione che non va fatta, che è...